Siamo qui insieme a tantissime associazioni ambientaliste di tutta Italia a chiedere ai senatori che in questi mesi hanno bloccato questa proposta di legge che, ricordiamola, è passata alla Camera dei Deputati a quasi unanimità. Disastro ambientale, inquinamento ambientale nel codice penale, finalmente chi inquina paga. Tutte le prescrizioni che abbiamo visto in questi mesi dall'Eternit ad altre situazioni come la Terra dei Fuochi, finalmente chi incendierà, chi distruggerà il territorio andrà in galera, e questo è il nostro più grande augurio. Una legge che da troppo tempo attende. Sono 20 anni che devono fare questa legge, è una legge che si può approvare in 20 giorni in tutto e ci hanno messo già un anno e 2 mesi e ancora non riescono a far approvare la legge. Quando io dico riescono mi riferisco alla maggioranza, perché come sappiamo i calendari d'aula li decide la maggioranza in questo Parlamento, servono 3 buoni giorni di lavoro al Senato e abbiamo chiuso la legge, dopodiché alla Camera la approviamo con urgenza e finalmente dopo 20 anni abbiamo una legge che avrebbe evitato la Terra dei Fuochi se fosse esistita 25-30 anni fa. La verità è che questo è un governo e una maggioranza che fanno presto solo per tagliare i soldi alla Terra dei Fuochi, per fare le leggi per il padre della Boschi e per fare le leggi per salvare Berlusconi. Lì fanno sempre subito. Quando si tratta di fare leggi importanti come questa c'è sempre un cavillo, c'è sempre un decreto in mezzo per bloccarlo. Chi non vuole una legge sugli ecoreati? La parte peggiore del paese. Chi pensa di poter utilizzare l'ambiente per scaricarci i costi e fare dumping ambientale, concorrenza, una parte di quelle imprese del nostro paese che non crede davvero nella qualità, che non ci scommette. Soltanto così si può immaginare questa opposizione, perché chi può essere contrario ad introdurre nel codice penale delitti che tutelano la salute dei cittadini, tutelano l'ambiente e tutelano le imprese sane e pulite, che sono la stragrande maggioranza e che dovrebbero alzare la voce. Un provvedimento che avrebbe evitato tantissime stragi. Sicuramente, le stragi forse in sé no, ma sicuramente le prescrizioni, che sono una strage sulla strage, perché sappiamo di quanti provvedimenti sono stati aperti in questi decenni, però quasi nessuno è arrivato a conclusione, quasi nessun imputato è stato condannato, tranne per reati minori. E questo sicuramente è qualcosa che non ripaga, anzi è una beffa ai danni di chi ha subito delle lesioni gravissime, come sul processo Eternit. Dobbiamo innanzitutto dare un segnale, quindi chi inquina deve pagare, questo è il fondamentale segnale che va dato a queste persone che non hanno nulla a che vedere con il territorio campano, ma lo inquinano e basta.